Quello che accade dietro uno schermo ci appare come un gioco, qualcosa che sembra esistere solo nel mondo virtuale, che resta dentro uno smartphone e quando spengiamo lo schermo sembra non esistere più. Può trattarsi di un'immagine, di un video, ma spesso ci dimentichiamo che dietro c'è una persona fisica, con emozioni e sentimenti reali. Siamo soli, le armi del web sono potenti e spesso se chiediamo agli adulti riceviamo rimproveri. Veniamo giudicati e ci sentiamo ancora più indifesi. Spesso ci nascondiamo dietro allo schermo. Magari non siamo gli autori di certe foto, il più delle volte non siamo neanche quelli che le condividono per primi. Ma ci ridiamo sopra, insultiamo, ne alimentiamo la diffusione parlandone e diventiamo tutti colpevoli. Mi fidavo ciecamente di lui, al punto di inviargli dei miei video in intimo. Pensavo di conoscerlo, lui mi piaceva. Erano mesi che ci scrivevamo tutte le sere. Poi mi sono stancata di dovergli sempre inviare foto o video seminuda e lui è cambiato. Ora ho paura di raccontare quello che mi è successo, del video senza vestiti intendo, perché dopo qualche giorno lui inizierà a minacciarmi. Guarda che se lo dice a qualcuno io li metto su internet. Per cancellare tutto mi ha chiesto in cambio dei soldi e io sono andata nel panico. Mi ha detto, se non fai quello che ti chiedo, lo metto sulla tua pagina Facebook, così facciamo divertire anche i tuoi amici. Ora non so che fare, non so con chi parlarne, ho paura a dirlo ai miei. A volte può essere difficile cogliere le conseguenze permanenti delle azioni che compiamo online e non ci si rende conto che i comportamenti di oggi possono avere una conseguenza domani. Una volta che le immagini sono in online, diventano di tutti, lasciano un'impronta digitale che non è più incontrollabile e recuperabile.